Allora, dopo la sconfitta di Salerno si riparte, all'orizzonte c'è la Cremonese, una squadra che conosci bene. Sì, intanto abbiamo lasciato alle spalle la sconfitta di domenica, perché domenica questa c'è un'altra partita molto importante con una squadra altrettanto forte che è la Cremonese. Conosco l'ambiente, conosco tantissimi giocatori che sono all'interno ed è una squadra di altissimo valore, quindi dobbiamo prepararci non bene di più per questa delicata partita. Chi sono i principali da tenere sott'occhio secondo te? Ma senza dubbio i due attaccanti, sia Brighenti che Paulinho, che ci ho giocato insieme a tutti e due, sono davvero forti, quindi penso che oltre a loro comunque è stata costruita e allestita una squadra molto molto importante, fatta di giocatori anche che hanno fatto Serie A, e oltre a loro penso quasi tutto il complesso. Ecco, si dovrà anche ovviamente analizzare quello che è successo a Salerno. Alla fine, con qualche giorno che è passato, che cosa avete tratto di quella sconfitta? Abbiamo tratto che nel gioco qualcosa ci è mancato, soprattutto magari nel fraseggio, partite da dietro sono stati un po' lenti, loro non ci hanno messo sotto come magari sembra il risultato. Io ho visto le immagini, ho riguardato un po' la partita e devo dire che qualche occasione hanno avuta, ma il tiro da 30 metri del primo tempo è stata, se non poi la punizione sbagliata a centrocampo verso la fine del primo tempo. Nel secondo tempo noi abbiamo provato a reagire per cercare di fare il pareggio e siamo stati trafitti su due contropiedi che non dovevamo prendere. È normale che dobbiamo migliorare su tanti aspetti e non credo che siamo entrati senza concentrazione in campo, senza fame, perché noi comunque se non abbiamo quella fame lì non andiamo da nessuna parte, perché noi siamo una squadra prettamente portata comunque ad essere offensivi e comunque cercare sempre di fare il meglio. È una sconfitta che brucia soprattutto per il fatto che viene da errori nostri e non tanto per la bravura dell'avversario, che sicuramente è un avversario tosto e forte, ma anche noi abbiamo sbagliato in diversi frangenti. Ecco, forse rispetto magari alle prime due avete sbagliato troppo, perché qualche errorino l'avevate fatto anche col Verona, col Venezia, magari col Venezia non l'avete pagato come a Salerno. Quello che fa pensare è, come dicevi, il contropiede alla fine del primo tempo, qualche altra occasione dove tra le linee eravate molto larghi e loro si sono infilati. Tanti errori nella stessa partita, non ve li aspettavate nemmeno voi, immagino. No, quello no, assolutamente. E le altre partite c'è stato che magari un errore che facevo io, il mio compagno riusciva a superirlo. In questa partita invece è stata una serie di errori dove nessuno magari è riuscito a superire l'errore di nostro compagno, perché si sa che comunque in una partita gli errori ci stanno e ci saranno sempre. L'abbiamo fatto meno bene rispetto alle altre due partite e dobbiamo ripartire là, migliorare su questi piccoli errori da non commettere. Grazie.